riesci a capire o il disegno? Quello che è in bianco è il luogo di punti che hanno lo stesso R e lo stesso angolo polare, teta, lo stesso angolo zenit. I punti differiscono in azimuth. Hanno lo stesso R. Questi sono i punti con lo stesso R e teta, ok? I punti differiscono per azimuth, quindi questo punto qua, questo punto qui, la UDR è questa qua, la UDR è questa qua, la UD teta è questa qua, e la UD azimuth è difficile disegnare, ma dovete cercare di capire cosa sta succedendo. Quindi avete questo, infatti ho insistito molto con l'altro gruppo, sta storia del, si chiamava il corvo, il ponte dei romani che agganciavano quella delle navi dei cartaginesi, perché in effetti forse è una idea che se la tenete a mente non dovreste avere problemi a capire come funzionano questi versori, perché R, UDR, è il versore che vi dice quanto dovete allungare il ponte. Immaginate che il ponte sia allungabile telescopicamente come certe, no, le scale dei pompieri si allungano, no? Giusto? Quindi avete la scala che si allunga o si accorcia, quello è la distanza, quello è il versore UDR, il versore che vi descrive l'allungamento della scala. Poi la scala, una volta che l'avete allungato, una volta che l'avete allungato, dovete farlo andare all'angolo dal zenith, e quindi questo è il famoso gancio, questo è il famoso gancio che c'era sul ponte dei romani, che si infilava sul ponte dei nemici, tac, no, la agganciava. E dov'è la nave? Beh, dovete girare così, no? Per capire se la nave è qua, dovete far così e poi andare giù. D'accordo? Quindi questo è l'angolo azimuth, questo è l'angolo polare col gancio che va in basso, e di quanto è lungo il ponte è UDR. Quindi UDR, gancio, azimuth. Ok, torniamo al nostro dipolo. Quindi qua c'avete il vettore P. Molto piccolo, quasi da non poter apprezzare, ecco il dipolo. Perché dico molto piccolo? Perché voglio disegnare il campo elettrico, voglio descrivere il potenziale elettrostatico e quindi il campo elettrico per punti che sono così distanti dal dipolo che non apprezzate che lui ha una dimensione D maiuscolo. Quindi avete punti, siete così distanti che il dipolo non riuscite a apprezzare la sua dimensione. Quindi insisto sul fatto che noi, il dipolo c'è, d'accordo, ha una sua estensione, d'accordo, ma è molto piccolino, questa è la distanza D maiuscolo, e io sto considerando punti che sono molto distanti. Per semplificare la notazione, che ne dite di mettere l'origine degli assi X, Y, Z qua? Quindi questo è l'asse Z, e l'asse Z la metto nella direzione dell'asse del dipolo, l'asse Z è parallela al vettore dipolo elettrico. Quindi questo è un punto nello spazio, a un certo punto, lui è caratterizzato da una certa distanza dal dipolo, se volete dal centro, d'accordo? Anzi, voglio fare un discorso, tornare indietro un pelo, perché è importante che voi capiate che se questa è la carica positiva e questa è la carica negativa, questa la chiamiamo l'asse Z, se volete mettiamo il centro dell'origine, l'origine al centro del dipolo, va bene, nessun problema. Questo è un punto e lui avrà questa distanza di più dalla carica positiva, avrà questa distanza di meno dalla carica negativa. Chiamiamo questa distanza qua, R, cioè la distanza dall'origine. L'origine l'abbiamo messo al centro, d'accordo?
E io vi chiedo di scrivere il potenziale, non nessuna approssimazione, in questo punto voi cosa fate? Fate la costante elettrica, 1 su 4, y, x, 0, poi fate, ovviamente c'è la Q in comune, e vi rimane 1 su distanza, cos'era, di più, meno 1 su di meno. Per ora non c'è nessuna approssimazione, questa è la formula reale. Poi continuate senza fare alcuna approssimazione, semplicemente provate, sommate assieme queste frazioni che hanno denominatori diversi, come fate così, no? Eccetera, eccetera. Fin qua non c'è nessuna approssimazione. Voglio che voi capiate che a questo livello, a rigore, senza fare alcuna approssimazione, c'è una simmetria assiale. Tutti i punti che hanno la distanza R e che hanno lo stesso angolo zenith, cioè tutti questi punti qua, su questo cono, scriverei esattamente la stessa cosa. Ok? Quindi il potenziale elettrostatico non dipende dall'angolo azimutale. Già in partenza non c'è una dipendenza azimutale, c'è una simmetria assiale, e l'asse di simmetria è l'asse del dipolo. Tutti i punti che hanno la stessa distanza dal centro dipolo e lo stesso angolo polare teta, scriverei esattamente lo stesso valore del potenziale elettrostatico. Quindi dall'inizio io so che non c'è una dipendenza azimut. Ok. Adesso facciamo l'approssimazione. Quindi l'approssimazione è che il punto sia così distante che la retta che congiunge la carica positiva al punto e la retta che congiunge la carica negativa allo stesso punto, quindi ovviamente convergono sul punto, sono così quasi paralleli che il numeratore di questo io lo posso approssimare come di questa distanza qua, come di coseno di teta, d'accordo? E che il denominatore qua, quindi questa è l'approssimazione, Q diviso 4 pi greco epsilon 0, questo lo scrivo come di coseno di teta, e il denominatore lo scrivo come R quadro, cioè sto dicendo che la differenza di più per di meno è circa uguale a r al quadrato, e più lontano è il punto più io posso sostituire di più per di meno con r quadro. Questo è dove eravamo arrivati, ed eravamo quindi arrivati a scrivere che il potenziale elettrostatico per un punto molto distante è questa formula qua. Quindi per un punto molto distante, così distante che non mi accorgo delle dimensioni del dipolo, la distanza R, distanza del punto dal centro del dipolo, è molto più grande di D piccolo, sono balbuziente. Ah, è terribile, per 2 anni mio figlio era balbuziente. Da 4 ai 6 anni. Atroce, dolore terribile. Sofferenza. Voi quando diventerete genitori, mamma mia, come la vita girerà attorno a loro. Lui ha cominciato a balbettare a 4 anni e 1 mese. Anzi, 2 mesi, perché cominciò a balbettare il giorno che mia moglie partorì. Allora ovviamente il genitore pensa, ma in effetti da un paio di mesi, forse 3 mesi prima della nascita di mia figlia, lui cominciò a notare che lei la allontanava, perché aveva la pancia, era ingombrante, lui non poteva più saltare su di lei, quindi la madre allontanava il figlio intuiva in maniera di stomaco quindi, cosa interessante, spiegazione plausibile psicologica, no, Freud, cosa succede a 4 anni e 2 mesi a mia figlia? Ha balbettato per 6 mesi, praticamente lo stesso giorno,
4 anni e 2 mesi, mia figlia ha balbettato per 6 mesi, quindi la spiegazione di prima, chiacchiere, nessuno sa perché si balbetta. Poi c'è gente più o meno abile a raccontare voce questa spiegazione qua, l'ho provato la madre, la figlia del complesso di Edipo. Bla bla bla. Psicologi, mia madre è una psicologa. E assieme agli architetti, i psicologi sono quelli che hanno fatto più danni, no? Perché i danni che loro fanno durano generazioni, no? L'architetto che costruisce una schifezza rimane lì. Questo va cancellato. È opinione comune, quindi va bene. Questo è il potenziale elettrostatico in un punto molto distante da un dipolo elettrico. Quindi il potenziale elettrostatico è creato da un dipolo elettrico, ma è valido come formula per punti molto distanti. Va bene? Ok, ovviamente più C, d'accordo, più C, non C, più ci piove. Però dovete ricordarvi che... ascoltate questa frase, l'ho già detta e siete responsabili, potrei chiedervi di mostrarmelo, convincervi che due funzioni scalari che differiscono per una costante hanno lo stesso gradiente. Quindi tutti i potenziali che sono così però con diverse C avranno esattamente lo stesso campo elettrico, okay? Quindi sta a voi scegliere la C che vi piace di più. Siete liberi, questo è un altro esempio della benignità della natura. C'è una simmetria nascosta nell'equazione di Maxwell. Tutti i potenziali che differiscono solo per una costante danno lo stesso campo elettrico, quindi voi potete scegliere il C che vi piace di più. E la C che normalmente si sceglie quando avete a che fare con poche cariche, 2N, non un'infinità, o comunque che non siano sparpagliati in una, se sono tanti ma sono racchiudibili in una scatola, se sono racchiudibili in una scatola, normalmente la gente cosa fa? Sceglie la C, pone la C uguale a 0, fa questa scelta, e la scelta corrisponde a dire che all'infinito il potenziale vale 0 volt. Ok? Se la carica non è rinchiudibile in una scatola, allora di solito si fanno altre scelte. Datemi un esempio di un esercizio dove la carica non è tutta rinchiudibile in una scatola. Il piano infinito, no? La carica che si estende per di qua, per di qua, per di qua, per di qua, perdite d'occhio, non è rinchiudibile in una scatola. E quindi quando si fa il potenziale elettrostatico di un piano infinito, non si mette il potenziale uguale a zero all'infinito. Nemmeno per un filo di lunghezza indefinito, perché la carica se ne va per sempre. Ma se la carica è rinchiudibile, se avete una piastra che veramente è una piastra finita, potete richiuderla in una scatola, quando potete rinchiudere la carica del vostro esercizio in una scatola di dimensioni finite, allora la gente normalmente sceglie questo valore qua, a 0 all'infinito, quindi mettete C uguale a 0. Magari qualche esercizio lo faremo la prossima settimana dove questa problematica, però voi state anche studiando su un libro, quindi presumo che avete già visto questo problema. Quindi io e voi all'orale, se vi chiedo il potenziale del dipolo elettrico e non scrivete la C, dovete essere pronti ad aggiungere le parole perché ho scelto di mettere il potenziale a zero all'infinito, va bene? Qual è il campo elettrico? Siccome questa funzione, silenzio, siccome questa funzione dipende da R, dall'angolo teta, e non dipende dall'azimut, ma lo sapevamo anche senza fare approssimazione che non c'era una dipendenza azimutale, c'era una simmetria cilindrica. Questa funzione dipende da due variabili. E le variabili più naturali per questo esercizio sono le coordinate cartesiane di tipo sferico.
Quindi questo è l'angolo teta e questa è la distanza R. L'angolo azimut comunque non importa perché non entra nella forma. Quindi qual è il campo elettrico? Il campo elettrico avrà una parte radiale e avrà una parte zenitale. In linea di principio poteva avere anche una componente azimutale, ma in questo esercizio qui, in questo esercizio, non c'è una componente azimutale. Perché? Qual è la componente radiale? La componente radiale è la derivata rispetto a R di V. Questa è la componente radiale. È la componente zenitale, o polare come tendo a chiamarlo io, perché l'angolo polare, è uguale a 1 su R, la derivata di V rispetto all'angolo azimut. Io so in questo esercizio che la componente azimut, che è uguale a 1 su R, seno dell'angolo teta, angolo polare, angolo zenit, per la derivata di V rispetto, qua c'è il segno meno ovviamente, perché questo è il cartello che è attaccato davanti al water, ok? E in questo esercizio non c'è una componente azimut perché il potenziale non dipende da azimut, quindi questo vale 0 in questo esercizio, questo esercizio questo vale 0 perché questo vale 0, okay. Ma in questo esercizio, come no, c'è una dipendenza da V, da R, e quindi dobbiamo con molta calma fare meno la derivata di questa roba rispetto a R, quindi tutto quello che non dipende da R esce fuori dall'operatore di derivazione e vi rimane di fare la derivata solo rispetto a R, quindi questo è uguale, c'è il segno meno perché il segno meno è tatuato nella vostra anima, a 1 su 4 pi greco epsilon 0 avete q di coseno di teta, tutto questo quando derivo rispetto a R il coseno di teta si comporta come una costante, quindi ho la derivata rispetto a R di 1 su R quadro. Qua giù ho meno 1 su R per tutto quello che non dipende da teta, quindi questa volta quindi porterò fuori la Q, la D e anche la R quadro, ma c'è già un R, quindi avrò un R cubo sotto, quindi ho Q, D, ovviamente c'è 4 pi greco, mannaggia che continuo a dimenticarlo, anche, quindi avrò Q, D diviso 4 pi greco epsilon 0 R cubo, vedete che c'è un R cubo? Perché c'è un R cubo? Perché c'ho un R qua e un R che verrà da qua perché non sto derivando rispetto a R, d'accordo? E mi rimane di fare la derivata rispetto all'angolo polare, l'angolo teta, l'angolo zenit, di coseno di teta, ok? Allora tutti dovrebbero sapere che la derivata rispetto a x di x alla meno 2 cos'è? Perché devo fare la derivata rispetto a x alla meno 2 è uguale a meno 1 su x al cubo, no? X alla meno 3, quindi avrò un segno meno e questo segno meno ammazza questo segno meno, questo segno meno da dove viene? Viene dal profondo della vostra anima, quindi avrò un segno più, quindi avrò q di coseno 4 pi greco r cubo, q di coseno di teta 4 pi greco epsilon 0 che c'è perché la gente insiste a usare il sistema internazionale, invece noi fisici dovremmo mettere questa è la facoltà di ingegneria e mi tocca usare queste robe qua, r cubo. Qua cos'ho? Tutti dovrebbero sapere che la derivata rispetto a teta del coseno di teta è uguale a meno seno di teta, e quindi questo meno annullerà questo meno qua per darvi un segno più, e quindi cosa abbiamo? Abbiamo qd
seno di θ diviso il solito 4 y epsilon 0 r cubo. Ok? Questa, ribadisco, è la componente radiale e questa è la componente che io ho chiamato zenitale del campo elettrico, dove UR e Uθ dovete avere chiaro in mente. Pensate al corvo, al ponte dei Romani, ok? Quindi facciamo uno schizzo. Questo sia il vettore P. Qua c'è il dipolo elettrico, non cerco neanche di disegnarlo, faccio solo un finta di disegnarlo. Eccolo là. È piccolino. Quindi se io non mi avvicino troppo, se mi limito a stare a punti che sono sufficientemente lontani dal mio dipolo, queste formule mi danno la componente radiale e la componente polare o zenitale del campo elettrico. Quindi, per esempio, questi punti qua, questo punto che è molto distante, vedete che è fuori dalla specie di mia sfera di fiduciale, io devo star fuori, devo stare lontano dal dipolo. Quel punto è lontano, a che angolo si trova? Sto misurando gli angoli dal dipolo, giusto? Dal dipolo, è il dipolo, questo è il dipolo, ho messo l'asse Z, ho messo il dipolo parallelo a UdZ, sto usando le coordinate sferiche, quindi l'asse Z è l'asse del dipolo. Questo signore dove si trova? Si trova a θ uguale a 0. Quindi in quel punto io mi chiedo come sono le componenti di questo benedetto campo elettrico. A priori ho due componenti, ho una componente radiale e una componente azimuth. Quindi la direzione, disegno magari in rosso, se ho il rosso, ecco qua il rosso, i versori. Quindi in questo punto questo è il versore U di R, il ponte è così e il gancio è così. Quindi U di teta come è messo? U di teta è messo così. Adesso, avendo chiaro quali sono le direzioni di U di R e U di teta, mi chiedo, c'è un campo elettrico in quella direzione? La formula U di R, c'è una componente campo elettrico nella direzione radiale? Guardo la formula, quando teta è uguale a 0, cos'è 0 vale 1, come no? C'è un campo elettrico in quella direzione, la disegno. Ci sarà una freccia in questa direzione, eccola là, mi sono dato abbastanza spazio, la vedete. C'è una componente nella direzione come il gancio sul ponte dei Romani? No! Perché quando teta è uguale a 0, ho seno di 0 vale 0. Quindi non ho una componente nella direzione del gancio. In quei punti là il campo è radiale, non ha una componente. Chiamiamo questo, siccome chiamarlo zenitale va bene, è come il famoso gancio del ponte romano, questo è l'allungamento del ponte, questo è il gancio. Usiamo un'altra parola che a me viene molto più spontaneo, specialmente quando sono stanco, lo chiamo la componente trasversa. Questa è la componente radiale e questa è la componente trasversa. Però cercherò di dire zenith, ma potrebbe scapparmi, va bene? Pensate a questo punto qua. Questo punto qua, matematico, come sono messe le cose? UdR è così, no? E come è messo il gancio? È messo così il gancio. Quindi vi chiedete, adesso che ho capito le direzioni UdR e Udθ, U trasverso, U zenith, come sono le componenti del campo elettrico in quelle due direzioni? Allora, quel punto là, a che angolo è? Questo avevo cancellato, lo riscrivo. Questo è teta uguale a 0, questo è teta uguale a pi greco mezzi, no? Come lo è anche questo punto qua, un punto simmetrico, anche questo punto è a pi greco mezzi. Ricordatevi come funziona il ponte. Dovete girarlo per avere l'azimuth giusto, ma una volta che avete l'azimuth giusto, andate giù! Quindi questo è a pi greco mezzi, ok? Quindi a pi greco mezzi, cos'è un pi greco mezzi? È zero,
E quindi quello non c'è un campo radiale, è un campo puramente zenitale o trasversa. Quindi il campo qui è così. Perché il seno di pi greco mezzi è più 1. Quindi questo è più, ed essendo più vuol dire che questo è più. Più cosa vuol dire? Che è nella direzione del gancio. D'accordo? Quindi anche qua avrò un campo che è così. Ovviamente queste frecce non le ho disegnate in scala, perché per dire che in scala, dovrei fare il calcolo di quanto è questo e sarebbe più o meno lungo. Per esempio lassù, mi sono spiegato, queste frecce bianche le ho tirate liberamente, sto descrivendo la direzione, non il modulo. Il modulo uno se lo deve calcolare, no? In un angolo intermedio, in questo punto qua, com'è la situazione? Beh, UDR chi è? È un versolino che è così, è il ponte che vuole allungarsi, è U di teta, U dell'angolo zenitale, e questo qua è il gancio. Come anche questo punto qua, il simmetrico, questo punto qua avrei UDR che è così, e il gancio è il POMI. Il gancio è a scendere. E questo è fondamentale, dovete pensare che è sempre a scendere, sempre a scendere. Quindi qua avrò una situazione intermedia, perché l'angolo non è 0, non è pi greco mezzi, quindi avrò sia questo che questo. Avrò tutte e due, avrò sia una componente radiale che una componente trasversa. E dovrò calcolare quant'è la parte radiale, quant'è la parte trasversa, per poi disegnare la risultante. D'accordo? Ma siccome U di R e U di teta sono 90 gradi, come anche la U di phi, se avessi avuto un esercizio dove c'era una dipendenza azimutale, dovete sapere che se per caso vi viene fuori, vi facendo in scala, che cosa che io sto facendo adesso un disegno libero, anzi non voglio rovinare questo disegno. Immaginate che questo sia l'origine, questo sia U di R e questo sia U del gancio, ok? D'accordo? E supponete che in questo punto avete la parte radiale che è questo vettore e la parte trasversa che è questa. Qual è il campo elettrico in quel punto? È la somma. E siccome U di R e U di teta e anche U di azimut sono a 90 gradi l'uno dall'altro, la risultante è una sciocchezza, no? Il teorema di Pitagora, no? La risultante è questa qua. Se avessi avuto una componente U di phi sarebbe stato entrante, dovete immaginare che avrei avuto la freccia rossa entrante perpendicolare a quella, avrei avuto una freccia bianca in quella direzione e avrei sommato queste tre frecce con la regola di Pitagora. Quale sarebbe stato il modulo? Il modulo sarebbe stato la parte radiale al quadrato. Facciamo così, così non abusiamo eccessivamente della notazione vettoriale, avrei scritto ER al quadrato più E beta al quadrato più E phi al quadrato. Se io vi chiedo qual è il modulo della freccia che va dall'origine a un punto x, y, z in coordinate cartesiane rettangolari, cosa fate voi? X quadro più y quadro più z quadro, estraggo la radice quadrata? Pitagora! È una Pitagora 3D, no? Quindi queste formule mi dicono come calcolare in ogni punto dello spazio il campo elettrico. Mi dà la componente radiale, la componente trasversa, mi dice che componente azimutale non c'è, faccio la risultante punto per punto. Quello che disegno dipende da quanto distante sono e a che angolo polare sono. D'accordo? Allora, con pazienza, voi riempite la lavagna di tante frecce o fatelo fare da un calcolatore. E cosa viene fuori? Vi disegno le linee di campo, però che abbiamo già disegnato. Quindi, da dove vengono le linee di campo che abbiamo già disegnato n volte? Per esempio, un punto qua giù, come è messo il campo elettrico? Tanto per fare un ultimo punto. Com'è il punto qua giù?
Questo è a theta uguale a pi greco. Con teta uguale a pi greco, io ho coseno di pi greco che vale meno 1. Quindi la componente radiale è negativa. Cosa vuol dire che è negativa? È che è nella direzione opposta a UdR così. Quindi dire che è negativa la componente radiale vuol dire che il campo elettrico è così. D'accordo? E in questo punto come sarebbe? Questa è la direzione radiale, questo è il gancio, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi disegno le linee di campo del campo elettrico. Qualora voi deste, si dice deste? Deste in passo? Deste? Così brutto. Qualora voi date in pasto queste formule al computer, vengono fuori le linee di campo così. Quindi, di nuovo, questa è la zona tratteggiata. Io non voglio avvicinarmi troppo al dipolo, non voglio avvicinarmi troppo. Se non mi avvicino troppo, ho le linee di campo che sono così. Quindi qua il campo elettrico come messo? Sarà tangente alla linea di campo. Quindi ha una componente, se il disegno fosse fatto bene, cosa che non è granché, questo disegno non è granché, perché qua, forse ho esagerato, vediamo se mi riesce il disegno un po' meglio. Quello che sto dicendo è che in questo punto avrò una componente radiale, ma avrò anche una componente così. Quindi il campo è così, la linea di campo sta facendo così. Ho una componente che, vedete che il disegno non è facile, io non sono un computer, non mi pare? Che cazzo. In questo punto, se il disegno è fatto bene, io devo tirare una freccia che è tangente alla curva, quindi la curva deve essere disegnata bene e la freccia deve essere corrispondere a quello che le forme mi dicono. Quindi in questo punto io devo avere una freccia che deve avere una componente radiale e una componente per di qua, che è la direzione del gancio. Quindi, forse adesso vi sono spiegato, spero di sì. Devo avere una componente radiale e devo avere una componente polare. Quindi le linee devono rispettare l'informazione. La linea come si disegna? In un punto la linea deve essere tangente, anzi il campo elettrico deve essere tangente alla linea. Non potete disegnare una linea a cavolo. Non potete disegnare una linea a cavolo, perché questo vi sta dicendo quanto vale il campo elettrico in questo punto. Ha un valore radiale e un valore trasverso. Quindi la risultante è così e la linea deve essere questa freccia deve essere tangente alla linea. Solo se fate ponendovi il problema quantitativo di disegnare delle frecce in scala, vi verranno fuori le linee corrette. Tirare le linee liberamente, come ho cercato di fare, non è venuto molto bene. Quindi le linee che sto per disegnare le potete trovare rappresentate sui libri molto meglio di me, perché l'autore del libro non l'ha disegnato liberamente, l'ha fatto disegnare dal computer. Non c'è nessuna pretesa che questo disegno possa essere un disegno fatto bene, però dovete cercare di immaginare come è fatto. Quindi lo faccio di nuovo senza nessuna pretesa di aver fatto un disegno decente. Ok? Va bene? Quindi qua il campo elettrico è così, qua il campo elettrico è così, 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 così. Qua non c'è una componente radiale, è puramente gancio qui. Qua avete sia radiale che gancio, qua avete solo radiale, qua avete sia radiale che gancio, qua non avete radiale, puramente gancio. Qua avete sia radiale che gancio. Perché in questo punto qui, quando io ho un angolo superiore a pi greco mezzi, il coseno è negativo. Quando ho un angolo superiore a pi greco mezzi, il coseno diventa negativo. Quindi vuol dire che io devo avere una componente che è per di qua, oltre che una componente che è un gancio. E la risultante è così.
qua questo mi è venuto bene. Mi seguite? Qua invece ho una situazione in cui ho un campo che è l'angolo, ups, mancato l'angolo. Qua l'angolo è inferiore a pi greco mezzi, questo è pi greco mezzi. Quindi questo è positivo, quindi vuol dire che il campo radiale è positivo, è nella direzione di UDR. Qua il campo radiale è negativo, è nella direzione opposta di UDR. Questo è UDR, questo è UDR. Qua il campo radiale è negativo, qua è positivo. Ma il seno, come funziona il seno dell'angolo? Siccome l'angolo polare è definito solo tra 0 e pi greco, il seno è sempre positivo. Quindi avrò sempre l'angolo, la componente gancio, la componente dell'angolo zenith, è sempre positiva. Potrà essere 0, ma non è negativa. Invece il coseno sì, il coseno cambia di segno. E quindi in questo punto qua, il gancio avrò, il gancio è così, avrò sempre la componente... e quindi qua il campo elettrico deve essere tangente, quindi io presumo che devo avere una componente più di qua, no? Eccetera, eccetera, eccetera. La cosa carina di tutto questo, secondo me è carino, perché ho cancellato questo. Ah sì, ecco. Adesso consideriamo brevemente un dipolo magnetico. Cos'è un dipolo magnetico? È una spira percorsa da corrente. E io vi dico che le linee di campo magnetico hanno la stessa forma. Ve lo dico in questo modo. Questo è il risultato qua del campo elettrico del dipolo. Lascio a voi convincervi. E c'è qualche studente dell'altro gruppo che è venuto da me, ma professore io non lo capisco, eh? E gli ho detto arrangiati. Questo è il risultato qua. Di nuovo il segreto di questo disegno è che questo vale per punti che sono esterni a questa specie di cerchio fiduciale, non dovete avvicinarvi troppo. Queste formule che ho appena cancellato valgono per punti distanti, d'accordo? Sono delle formule approssimative. L'approssimazione va presa, se volete avere dei risultati affidabili, rispettando le ipotesi dell'approssimazione. Quindi non dovete pretendere queste forme vi dia la risposta giusta per punti vicini al dipolo. D'accordo? Scrivo come si scrive in modo vettoriale, meditate su questo. Che il campo elettrico di un dipolo in punti distanti. Di nuovo cosa vuol dire distanti? Sono talmente distanti che non apprezzo la dimensione del dipolo. Si può scrivere in maniera compatta così, come tre volte il prodotto scalare di P per UR, UR, meno P, tutto diviso, 4 pi greco epsilon 0, R cubo. Convincetevi. Imparato la memoria, ma i più furbi dovrebbero fare uno sforzo di capirlo, perché potrei chiedere, ma mi convinca. Cancello qua così vedete bene la forma. Ok? E indovinate com'è il momento di dipolo, com'è il campo magnetico, scusatemi, di un dipolo magnetico nella stessa approssimazione, cioè in punti molto distanti dal dipolo, talmente distanti che non apprezzate le dimensioni del dipolo. Cos'è un dipolo elettrico? Una spira percorsa a corrente. Quindi se D è il diametro della spira, a punti molto più distanti di quanto? Di quella distanza là. Quindi avrà esattamente la stessa forma. Ma esattamente la stessa forma, è un bellissimo risultato questo. Quindi, se questa freccia rossa, anzi rosso no perché voglio usare la convenzione l'altro giorno, visto che sto usando i gessi colorati, cerco di non cambiare i colori, no? Uso sempre le stesse. Questo è il momento di dipolo. Se è di tipo elettrico, quello sono linee di campo elettrico. E questa è la formula. Se è di tipo magnetico, la formula è questa.
Ma invece di avere, invece di avere 1 diviso 4 più greco epsilon 0, cosa avrò? Mu 0 diviso 4 più greco. Invece di avere T, O e M. Stessa formula. Stessa ipotesi. Cioè che qua, se io avessi la lente di ingrandimento, se questa è una lente di ingrandimento, e io guardassi, qua avrei una spira nel caso magnetico. Oppure, se questa è una lente di ingrandimento, ho un... dipolo elettrico. Questo è quando guardo da vicino. Quando guardo da vicino vedo qua un dipolo elettrico, due cariche separate dallo spazio. Quando guardo da vicino vedo una spira, per cosa la corrente. Ma se sono lontano, le linee di campo hanno la stessa forma e sono date da queste formule qua. Chiaramente queste sono linee magnetiche, che se qua c'è una spira per la corrente, sono linee elettriche se là c'è un dipolo. Ma la dipendenza angolare è la stessa, a patto che siete molto lontani, d'accordo? Ed è questa che, ripeto, vedete quando voi fate spostare una bussola vicino a un magnete, no? L'abbiamo fatto l'altro giorno, almeno alcuni di voi l'hanno bloccato. D'accordo? Di nuovo, lo dico questo perché forse entra nella vostra testa la forte rassomiglianza, pur tenendo conto delle importantissime differenze, tra il campo elettrico e il campo magnetico. Quali sono le differenze? Qual è l'oggetto elettrico più elementare che ci sia? Una singola carica. Un dipolo non è elementare, perché è fatto di due cariche. Invece una spira percorsa a corrente è elementare, non potete fare mezza spira. È elementare. L'oggetto magnetico più elementare che ci sia è una spira percorsa a corrente. E una spira percorsa a corrente ha un lato nord, nel senso che le linee escono, e un lato sud da cui entra e fine entrano. Che è un modo di dire che non potete, prendendo una calamita, tagliarla, avere un polo nord e un polo sud. Sono sempre lati opposti della spira. È la spira con la corrente che gira così che si comporta come una calamita nord e sud. Ma è la spira l'oggetto elementare. Ok? Altri 10 minuti.